Viene battuta dal mediano Bertini che passa a Facchetti, Facchetti avanza, scambia con Anastasi, Anastasi ancora la palla, palla a Mazzola, Mazzola ancora da Anastasi sulla sinistra, Anastasi, sinistro, tiro, fuori! Yeah! Scusa, sono Ciotti dall'Olimpico. In questo momento l'arbitro Conella ha decretato un rigore a favore del... La squadra del vostro cuore ha vinto, consolatevi. Consolatevi. C'ho una mostruosa mattina di fine estate, precisamente il 17 di agosto, venerdì, quando ignaro dell'apocalittica tragedia che mi avrebbe travolto, mi trovavo ancora nella mia splendida, confortevole e gioiosa megalopoli. La medicina per il tuo stomacchino, Roby. Anche quella mattina, con la calma di sempre, io e mia moglie ci recammo al bagno. Filata a Caracas 26. Certo, porto anche mio marito. Roby è entusiasta del viaggio in nave. È proprio eccitato. Vero, caro? Vero, caro? Eh? Detto vero, caro. Sì. Grazie. Ciao. Dora, che ci devo mettere anche lo smoking del dottore nel baule? Certo, no? Lo smoking? Ma scendiamo sulla nave, che cosa serve? Serve per il passaggio dell'equatore, cafone. E nascondi bene i dollari, che adesso c'è la galera. Senti, che cosa credi, che sia uno scemo? Guarda che me li nascondo bene, qui nella cintura, i miei soldi, chiaro, i miei dollaroni. Testo, cercando di mantenere in piedi la preclusione ormai assurda e largamente caduta nella coscienza dei cittadini. E così io, che avevo sempre odiato il mare, mi trovavo in navigazione a 6.000 chilometri dall'Italia. Ma è fantastica, sai questa radio? È transoceanica. Sono riuscito persino a beccare l'Italia. Cosa fai, non ti vesti? No, io non vengo, devo sentire tutto il calcio minuto per minuto. Siamo invitati dal comandante. Non me ne frega un tubo a me del comandante. Apro perché si muore. No, dai, lo sai che io non sopporto l'aria di mare. Ma che rottura questa nave, non si poteva prendere l'aereo? Gli aerei cascano, le navi sono più sicure.
Attenzione, comunicazione del comandante. Preghiamo i passeggeri di indossare immediatamente le cinture di salvataggio. Perché? E di recarsi al più presto sui ponti presso le scialuppe. Ripeto, preghiamo i passeggeri di indossare... È un ostaggio! È la nave che stiamo stragando! Questo, prendile le cinture di salvataggio, di sicurezza! Dove sono le cinture di sicurezza? Prendi anche i soldi! Non fare confusione! Oh, passenger state go as quick as possible. Sì, cosa dici? Adesso? Ma che ti fa la gente, cretino? Sì, vieni, no? Aia! La sedia! Aspetta, rimasta! Attenzione, comunicazione del comandante. Prendiamo i passeggeri. Lascia andare, cretino! Sono stato preso con la sedia! Robby, cosa fai? Ma non vieni, spiegati, no? Oddio! Non facciamo le solite figure di merda! Briga! Robby! Oddio! Ah! Domanda come funziona! Ah! Oddio! Una scialuppa! È svenuta mia madre, mia moglie! Un applauso a questo simpatico ritardatario! Stia tranquillo, si calmi, è una semplice esercitazione. In ogni crociera c'è sempre qualcuno che crede sia un vero naufragio, signora. La notte seguente, mentre dormivo profondamente e sognavo la replica dello sceneggiato qui squadra mobile... Attenzione, attenzione! Preghiamo i passeggeri di indossare immediatamente le cinture di salvataggio e di recarsi al più presto... Un'altra esercitazione. Allora, dunque, primo, cinture di salvataggio. Dove sono? Attention, please. All passengers have to go to the main deck and get their life belts. I repeat, all passengers have to go to the main anche deck. Anche di notte adesso. Attenzione, ultimo avviso. Tutti i passeggeri recarsi al posto d'imbarco sul ponte superiore. Attenzione. Cosa fai tu? Attenzione. Non vieni? Ordinario. Attenzione. Magda, si può avere un caffè? Mamma! Magda! Cameriere! E fu così che alla faccia di Maiorca riuscì ad emergere da una fossa oceanica profonda più di 13.000 metri. Dopo 22 giorni in balia del mare, trascinato da correnti paurose e sbattuto da marosi alti quanto al grattacielo Pirelli, raggiunsi stremato la terraferma. C'è nessuno qui? Bagnino! C'è un bagnino qui? Dov'è lo stabilimento? Bagnino! C'è qualcuno? Aia! E tagliateli tutti questi arbusti! Con questa mania della natura incontaminata! E fateci un bel parcheggio in cemento armato, no? Un motel! Io odio i parchi nazionali!
Ai garbusti! Scusino, da che parte si deve andare? Paese incivile, guarda, guarda se mettono, dico, un'indicazione, un cartellino con scritto di qua. Niente. L'avventura allo zoo safari mi aveva completamente distrutto. Tornai quindi alla spiaggia. Faceva un caldo terrificante. Indeciso tra la parte sinistra e la parte destra, optai per la sinistra. Non tanto per convinzioni politiche, quanto per non avere negli occhi quel maledetto sole infuocato. Allora, c'è qualcuno? Di chi è questa giacca? Di chi è? Ma è la mia. Allora ho fatto il giro. Sono su un'isola! Ed ecco ora un servizio speciale del GR2 sul tragico affondamento della turbonave italiana di navigazione sull'Atlantico. Come noto, un solo passeggero è risultato disperso. Si tratta del signor Roberto Minghelli, titolare con la moglie della nota casa di confezioni. Più al microfono abbiamo la signora Magda, moglie del disperso. Com'è andata, signora? Trovi mio povero Roby, anche lui è occhio, tutto instabile. Te l'ho detto, prendiamo l'aereo, no, ho voluto prendere la nave. Siamo sulla nave, annunciano naufragio. Non so molto credere, ecco dove siamo arrivati. Spera ancora di tornare. Speranza non muore mai, speriamo che non sia morto lui. Chissà se mi sente adesso, Roby, mi senti? Ma... povero pesciolino mio, anzi, ma... voglio approfittare per comunicare. Ma, pronto, pronto, Magda, sono qui! Magda! Calma, devo stare calmo, devo mantenere, sì, devo mantenere la calma. Esame della situazione. Punti negativi, primo, sono innanzitutto in un'isola completamente deserta. Secondo, sono privo assolutamente di mezzi di sostentamento. Terzo, ci sono terribili animali feroci. Quarto, non posso comunicare con il mondo esterno. Punti positivi. Nessuno.
ma io, uomo civile, dotato di mente raziocinante, affrontai con decisione i miei problemi in ordine d'importanza. Primo, il cibo. Noce di cocco, frutto tropicale dal succo rinfrescante che mi avrebbe dissetato e nutrito. Boomerang, tipica arma da guerra con la quale l'aborigine australiano si procura cibo e cacciagione. Spreadensi, Deutsch! Straniero, eh? Usted habla español? Viva! Secondo il manuale del piccolo esploratore cattolico, questo dovrebbe ritornare esattamente nel punto dal quale è stato... Mi ero costruito un'arma micidiale, i cui effetti avrebbero finalmente potuto farmi disporre dell'abbondante selvaggina del luogo. Mamma, un momento. Scusi, aspetti, vedi, metto tutto.
bene, tutto in ordine. Così, arrivederla signora. È stato un feroce equivoco. Quando la mia fame aveva assunto ormai proporzioni allucinanti, mi venne in aiuto la natura, sempre prodiga di succulenti doni per l'uomo. Un mango! Un famoso frutto tropicale, che ha una polpa dolce, e non è succosa, odore di mango. Quegli umilianti tentativi riuscì a risolvere il problema preparandomi un bel piatto di vermicelli alla vongola. Forse sarebbe meglio cuocerli. Affrontai allora il mio secondo problema, il fuoco. Cominciai col metodo dei primitivi dell'Amazzonia centrale. Strofinare due rami secchi fino a provocare scintille e fuoco. Problema numero 3, la casa. Ispirandomi alle dispense dei fratelli Fabbri editori, presi esempio questa volta dalla natura, ed esattamente dal Codirosso, detto anche volatile geometra, per la sua mostruosa abilità nel costruirsi il nido, e mi impadronì perfettamente dei suoi segreti. L'unica consolazione, il tempo, che nelle isole tropicali è sempre splendido. Che curiosa sensazione. Sentivo stranamente che in quel posto aleggiava qualcosa di magico, come la presenza di qualcuno che mi osservasse da lontano. Qualcuno che prima di me, tanti anni prima, era vissuto in quella stessa caverna.
Senta. Lei prima fuori mi stava dicendo qualcosa, no? Eh? Sì. E la smetta, per favore, di fare il pagliaccio. Guardi che la faccio al forno, sa? Chi è che abitava in questa caverna? Un palo segnato con delle tacche per misurare il tempo mi riportò alla mente qualcosa di vago che avevo letto nella mia infanzia. Qui vissi 27 anni col mio fedele Venerdì. Lascio tutto quello che possiedo in questo mondo al disgraziato che avrà la sfortuna di naufragare in quest'isola deserta. Firmato Robinson Crusoe. Dopo un mese di duro lavoro, quel posto orrendo aveva ripreso il suo aspetto di un tempo. Robinson sarebbe stato orgoglioso di me. Io un po' meno. La prossima volta pastorizzato, chiaro? Sì. I giorni passavano con una monotonia ripugnante e io mi attrezzavo a sopravvivere nell'isola. E non continui a guardarmi con quell'aria scettica. Questa è una trappola nella quale rimarrà incastrato di certo un animale particolarmente cretino. Tutto frutto del mio ingegno, sa? Io ho fatto le commerciali, cosa crede? Ma continuavo tenacemente ad inseguire sogni di evasione, cercando la speranza di una nave di passaggio o pensando di costruirmene una consultando vecchi libri nautici. Ma porca... Dopo giorni e notti di intenso lavoro, riuscii a fabbricarmi una barca solida e molto sicura. Il genio dell'uomo ha vinto le avversità del destino! Chiaro? Cosa c'era a guardare? Bandiera italiana, non panamense. Tutto regolare, quindi. Io ti battezzo Robinson II. Fratelli d'Italia. Ma io non mi rassegnavo. Messo dal servizio meteorologico dell'aeronautica. Questa volta partiamo per davvero e lei farà parte dell'equipaggio, ha capito? Poi quanto la signorina qui ci fornirà il solito buon latte dissecante, venga. Thank you.
Con quella zattera, inghiottita dalle fauci di quel mostruoso megasqualo, perdevo anche il mio ultimo legame col mondo civile, la mia cara radio da polso. Ora ero veramente solo. Scusa, 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 Mary, sono Ciotti dall'Olimpico. In questo momento l'arbitro Conella... Ma la Lazio usufruisce in questo momento di un bel calcio di rigore. Domenica pomeriggio organizzavo la solita partitina a poker con gli amici. Parola. Chip. Un centone. Mazzo. Cento, ha detto. Che
fa riguardo alle carte? Fai segni? Dring, dring. Oh, scusate, un attimo il telefono. Mi fa le carte lei, per favore. Le spiace? Pronto? Pina? Ma perché mi tieni qua? La casa piena di gente. Sì, va bene. Sì, al solito posto. Sì, ciao. Scusate, avrei un impegnino. Continui lei a giocare per me, e poi facciamo i conti. Ciao, Pina. Scusami se ti ho fatto aspettare. Come siamo belle oggi. Sei stata dal parrucchiere, eh? Pina, di la verità, lo fai per farmi ingelosire? O perché sai che io sono pazzo per il Mogano, eh? Pina, sono molto solo io. Pina, sono solo. Sono molto solo. Sono solo io. Qui a Monte Carlo per il Gran Prix di Monte Carlo c'è Clay Regazzoni, Fittipaldi, Niki Lauda che ci supera lentamente sulla sinistra. Passiamo ora sotto le tribune e salutiamo al principe Ranieri, molto invecchiato, un autentico crollo. C'è anche Elsa Martinelli, la solita ira, tutti molto invecchiati. Niki Lauda di nuovo sulla sinistra, Delò molto invecchiato anche lui. Un adulto e un ridotto. Il mare. Fanno il mare. Ancora il mare. No, no, no. Cut. Purtroppo avevo ripescato il baule di mia moglie, pieno zeppo di tutte quelle ignobili stronzate che quella mascalzona si portava sempre dietro. Vestiti costosissimi, sottovesti pregiate, mutande tragicamente trasparenti, parrucche, creme, profumi e deodoranti. E ancora vestiti maledetti. Poi una cosa che finalmente mi riempì di gioia e di rimpianto, il mio vecchio, odioso smoking,
ricordo di tempi passati. Brooklyn, gusto lungo. Rasato col depilante della cialtrona, capello accorciato con tenaglia da unghie. Avevo ripreso l'aspetto, ma non l'andatura, di un uomo civile. Ormai le scarpe erano delle terribili trappole per piedi. Bella donna, eh? No? Ah, però è ricchissima. Oh. Io esco. E mi raccomando a lei, non apro a nessuno. Che tanto non c'è nessuno. Ti chiamo io dopo, eh? Sì, ci sentiamo in casa di Nori, va bene? Sento alle mie spalle che c'è qualcuno a cui non piace quello che sto dipingendo. E chi se ne frega, mio caro? Io adoro, adoro questo paesaggio. Oh, che meraviglia. Ah, come respiro. A lei invece piace quella roba? Avevo des allucinazioni quelquefois? Cioè, lei ha mai avuto allucinazioni? No, io sì. Oh.
paura. Una canoa! Una canoa! Una canoa! Questa volta me ne vado e per sempre! Ahimè, ai, 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 che male. Oh, come sono addolorato. Ah, me. Ah, no, ho sbattuto la. Ho sbattuto. La mano. Grazie, grazie, cara. Non capisci un cavolo di quello che dico, eh? Io invece comincio già a capire come sono andate veramente le cose 200 anni fa tra Robinson Crusoe e il suo venerdì. Tu sei la dimostrazione vivente che i loro rapporti non si svolsero così come erano scritti nel libro. Lo sai, dalle mie parti ce ne sono tante ragazze come te. Oddio, non così... così attraenti. Vengono da noi, stanno a mezzo servizio e molte anche stanno a servizio completo. Hai capito, no, che cosa vuol dire completo? Eh? Bella cosciona nera, io ti mangio, sai.
Che vuoi fare con quella? Mugugnini, prova. Vuoi giocare, eh? Mugugnini, prova. L'inconsueto comportamento della selvaggia mi lasciò praticamente senza parole. Venerdì! Venerdì, ma dove diavolo sei? Vieni qui che non ti faccio niente! Venerdì! Ah, piccola bricconcella, ti ho visto, sai! Adesso il tuo Robinson viene dentro e ti fa totò sul culetto dove sei. Vieni qua, vieni che ti do subito una bella mano. Per errore, non ho mai avuto rapporti con ranghi della sua taglia. Ah, oh, no, aiuto! Magumbie! Magumbie! Mahou? Mahou? Sì, vabbè, io esco, ma qui col dottore siamo sicuri che abbiamo chiarito ogni equivoco. Makuya, Makuya! Baki! Mahou! Grazie. Fiore. Fiore? Fiore Onuba. Ah, Onuba. Onoba. Onuba. È bello stesso, via. Molna. Ah, Molma. Molna. Molma. Vuoi? Abaca. Ah, abaco? Abaca. Abaco. E io me l'abaco. Oh. Io Robby, tu Venerdì. Ma no, io Robby, tu Venerdì. Ma no, io Robby, tu Venerdì. Uffa, io sono Robby e tu sei Venerdì. Uffa, io sono Robby e tu sei Venerdì. Aspetta, ho avuto un'intuizione geniale. Io Venerdì, tu Robby. Ah, io Venerdì, tu Robby. Esatto, bravissima. Esatto. Adesso camminare. Camminare. Aspetta. Questo. Respirare. Respirare. Io respirare. Io respirare. Camminare. Camminare. E respirare. Respirare. Ah. Scoppare. Scoppare? Sì, tu, lo facciamo. Scoppare. Qui, mettiamo. Tu, mettiamoci che preparo una brandina qui. Come? Scoppare? Ma no, ma dove vai? Io scoppare, io camminare, ma, respirare, scoppare, camminare. Ma cosa hai capito? Scoppare, scoppare, respirare. Bahokni akada. Bahaka? Bahaka? Venerdì! Sì? Acqua! Acqua? Grazie! Prego, Robby! Brava!
Complimenti, molto bene veramente. Insomma, ormai tu mi capisci perfettamente, no? Sì, io capirei tutto. Cioè, noi due siamo amici. Sì, amici? Amici. Io, tua amica? Tu, mia amica? No! Ed è qui che ti volevo. Io non sono una tua amica. Io sono un tuo amico. Cioè, io sono un uomo peloso. E tu invece sei una... Donna, perfetto. E allora un uomo e una... Donna, soli. In un'isola come questa, bloccati. E lui e quest'uomo a 27 mesi che non ha, insomma, in astinenza. E sono soli. Che fanno? Che fanno? Fanno uomo e donna caccare insieme. Come? Ma che abitudine avete? Caccare uccello. Cacciare! Vanno a caccia. Perfetto. E dopo che hanno cacciato insieme, tornano a casa e... Uomo, 27 mesi di astinenza e donna. Che fanno? Uomo donna? Mangiare. Mangiano, d'accordo. Allora sono andati a cacciare, a caccare l'uccello. Hanno fatto una buffata mostruosa, hanno mangiato come bestie. Tornano a casa e... Che fanno? Fanno... 27 mesi di astinenza. Fanno... Che fanno? Zinzi. Che vuol dire zinzi? Sì, e facciamo allora, banda gli indugio! Venerdì e Robby, niente zin zin. Come niente zin zin? Tu venire, io spiegare. Ma io preferisco. Tu venire. No, io preferisco completare venire. Qui l'argomento. No. Ma dove andiamo? Lui non volere. Lui chi? Grande Dio Magdu. Ma Dio, ma Magda, sembra mia moglie un po'. Lui molto severo. Lui dire che vergine potere giacere con uomo solo dopo due lune su questa isola. Per questo rotto canoa, così anche tu costretto restare. Ah, ho capito, ma stando così cose non vedo perché non giacere subito. Perché grande Dio Magdu, se io prima di due lune provare a fare zinzi, si potere tanto incazzare. Ma dico, ma venerdì mia, ma è mai possibile che a un cartesiano puro, tu? La rivoluzione culturale, il maggio francese, l'eurocomunismo, il compromesso storico e soprattutto il femminismo, arriva qui Pippo Baudo a dire no, tu non puoi fare zinzin. Ma è pazzesco, abbi pazienza, è pazzesco. Dio Magdù diventare cattivo, non potere disobbedire il suo ordine. Come si chiama qui quell'affane? Magdù. Di origine serba, no? Magdù! Sei uno stronzone! Lui niente fregare di tua faccia, di tue brutte parole. Lui arrabbiare solo se offendere Isola o se tu toccare me prima di tempo previsto. Ma venerdì, ma sai che tu alle volte mi fai proprio solo una gran tenerezza. Si è levata una leggerissima brezzolina, Questa non brezzolina, lui è arrabbiato. Ma insomma, ma guarda che sei di una cocciutaggine che fa spavento. Ti dimostro che la tua è solo la superstizione. Avanti.
Oddio! Non paura! Che fu? Sei tu. Ho una sete. Mugò! No, buttalo via, queste 27 mesi che cerco di aprirla, è una carogna. Non si apre quella, non si apre mai. Si svita. Boccola. Bere, bere, buono. Ma allora c'è un meccanismo. Buono. Venire, Robby, andiamo. No, finiamo questo. Ma dove vai? Ma non c'è un attimo di tregua. Perché tu triste? Vedi, è bello qui. È bello, c'è il sole. Ma vedi, il fatto è che secondo i miei conti lì del palo con le tacche, al mio paese, ora è Natale. Natale? Cos'è Natale? Natale. Compleanno. Insomma, una festa inventata dall'associazione commerciale. È un giorno nel quale tutti si fanno dei regali. Regali? Ah, già, che tu non lo sai. Non so come spiegartelo. Ecco, vedi, i regali. I regali sono uno scambio di cose del tutto inutili. Una volta io ho ricevuto 72 agende tutte uguali, con attaccata una palla di marmo da 15 tonnellate. L'unico bel regalo di Natale è il panettone. È il panettone. Ho una voglia di mangiarlo. Ci darei una morsicata. Questo mi è regalo. Si sente il mare. Si sente il mare. Si sente il mare. Ma è 27 mesi che sento il mare io. È come se mi dessero dei calci in culo. Io voglio la televisione, hai capito? Voglio la televisione. Posso fare io la televisione? Signori e signori, buonasera. Noi da Castrocaro vi trasmettere il Festival delle Canzoni Folk. Bene. Agdoneiratini, agdonai bene, agdoneiratini, agdonai bene. Idoma is anu, osidomile. Idoma is anu, osidomile. Agdonai ratini, agdonai bene, agdonai ratini, agdonai bene. Belle le canzoni folk. Ashima hakushima kisho makanamu. Guardi che lei mi deve chiamare signor Robinson, d'accordo? Oh, Robby? Pronto a mangiare? Pesce, eh? La sola parola mi fa vomitare a me. Oggi non pesce, oggi una gimboa. Una gimboa? Hai preso un'anatra? Sì, a 400 metri d'altezza. E come l'avresti presa questa una gimboa? Facile. Come facile? Io ho usato tua arma. Cosa? No, non la toccare! È un'arma micidiale, un'arma criminale! È facile, guarda. Aia. Visto? Facile. Sei brava, sai. Perché brava? Tu non saperai adoperare tua arma? Ho qualche difficoltà nella delicata fase del rientro. Tu non sapere cacciare, tu non sapere pescare, tu non sapere fare cavolo. Senti, Venerdì, io sono un uomo altamente civilizzato e se ho voglia di un pesce, io prendo questo e catturo pesce e lo mangio, chiaro? Questa esca per pesci? Ho capito, ti devo spiegare tutto. Al mio paese ognuno di noi sa fare una cosa. Io, per esempio, so fare questo. Vestito, confezioni.
Io faccio questo, straccio. Qui c'è uomo che sa fare macumboa. Che cosa faccio io? Io esca, ma non tengo esca a casa. Ma prudente, metto esca in una casa lontana, molto lontana, che chiamo banca. Voglio una cumboa? Esco di casa mia, vado banca, prendo esca, vado da uomo di una cumboa, gli do esca e lui mi dà una cumboa a me. E lui cosa fare con esca? Lui? Quello che vuole. Prende esca, la metto ovviamente in casa lontana detta banca. Vuole vestito? Esce di casa, va fino banca, prende esca, mi porta esca, mi dà esca a me e io gli do vestito. E allora prendo esca e la vado a mettere fino a casa lontana detta banca. Ma scusa, non meglio fare così? Esca non serve. Qualche volta io veramente non capire te. Tu costruito questa? Sì, questo lo facciamo noi in fabbrica, bello, no? Mettere e provare. Ma come provare? Ma questo è da donna. Ma dai, ma figurati se mi posso mettere un décolleté da mezza sera io. Tuo paese donne non nude? Magari. Mio paese donne sono bardate, vestite e truccate. Ma guarda qui che baulata di roba. Vuoi che ti faccia vedere come sono vestite le donne nel mio paese, eh? Sì. Va bene, allora. Dunque, guarda, allora, infilati queste. Poi prendi questo. Speriamo che sia roba della tua misura. Ma speriamo. Bene così? No, ma che cosa fai? Ma no. Non si mettono in testa. Queste sono le... Mutande. Te le metto? Come? Guarda, ti faccio vedere. Dammi la gamba. Questo piede, metti piede qua dentro buco. Ecco, brava. Poi infiliamo su, così, e tiriamo su. Mi fa male. No, che non fa male. Aspetta, tira bene su questo. Stringe. E tu hai un po' di roba lì, ecco. Oh, queste sono le mutande. Oh... Questo invece è il... Ma scusa, sì. Quando io fare pipì, bagnare tutto. Ma quando fai pipì le togli, no? Allora perché mettere? Come? No, è la civiltà. Non si è capito bene. Ecco, adesso mettiamo il reggical, sì. Ecco, bisogna mettere con i gancetti. Fa male. Mi dispiace. I gancetti. Con i reggical. Fa male. E questo qui invece è... Togli... Togliela. Come? Alza su una. Ecco, questo. Ecco. Questo così si mette. Reggiseno. Non ti piacerà il mio seno? Come? Il tuo seno mi piace moltissimo a me. Allora, perché hai coprito? Ma io non l'ho coprito. È che questo è il reggiseno. Tira su il seno. A me non servire questo. Lo so, a te non serve, ma però conosco una che è... E poi ci sono queste. Queste sono le calze. A rete. Donna, tuo paese, con queste prende pesce? Beh, dipende dal tipo di pesce, infatti. Ecco, dammi queste. Calze serve solo per quello? Beh, qualche volta serve anche per il freddo. Veramente, perché fa tutte queste pieghe, maledizione? Questo guerriero di tua tribù? Ma cosa dici? Ma quella è mia moglie. Cosa moglie? Moglie? Moglie è una cosa, è un oggetto, è una persona con la quale io faccio tintin. Tu fai tintin con guerriera? No, che... Sì. Io ho 21 anni che faccio tintin con un guerriero. Io non capire una cosa, Robby. Come? Perché a te piace tanto donna vestita? È perché poi mi piace spogliarla, come mi piacerebbe farlo anche con te venerdì. Io non te l'ho mai detto, ma io ti amo. Ti amo veramente, te lo dico. Yeah! Oddio! Magdù! Scusi, no, si stava... È stato un gioco, signor Magdù. È colpa qui della signorina che mi ha sfiorato. Scusi, dottore. Va bene, avvocato. Buonanotte. Buonanotte, signorina. Allora io me ne vado subito a letto. Ecco, vado a letto. Ecco, vado a letto. Solo come sempre.
venerdì. Oh, ma cosa ti è venuto? Fai morire, mi fa. Ma cosa ti è venuto in mente di farmi questo scherzo? Ma scherzo! Io ho capito. A te piacere donna bianca e tutta vestita. Io ora bianca e vestita. Non ti piacere? Ma vatti a vedere, per favore. Ma vatti a vedere. Non è roba per te questa. Va, va allo specchio. Fammi la cortesia. Porca miseria. Ma guardati almeno. Ma sai che infarinata così sembri un panettiere bulgaro? Ma io ho fatto questo per te. Tu non contento mai. Ma come non mi contento mai? A momenti mi hai fatto morire. Ho la parte sinistra quasi paralizzata. Venerdì. Venerdì! Venerdì! Vieni qua, vieni! Vieni qua, vieni! Venerdì! Ma ce l'hai con me, ce l'hai? Sei arrivata con me, venerdì? Ma insomma, venerdì è per un carattere infernale, sai. Ma guarda che scherzavo. Sei carina anche così, sai. Sei bellissima, credimi. Veramente, guarda come sei bella. Hai visto? Io ti ho toccato e lì il nostro Magdù non si è neppure arrabbiato. Dio, Magdù non arrabbiato. Perché seconda luna spuntata? La seconda luna? È spuntata la seconda luna? Ma se questo della luna è qui, sì, praticamente ho la... Cioè, io a monte tutto. Io vorrei esplicare. Cioè, noi due potremmo, come te, potremmo fare zin zin. Sì. Da voi fate così? Sì. Solo così? Sì. Ecco, perché da noi, no, insomma, da noi è differente. Come? Ecco, da noi questa cosa qui del naso non la facciamo mai, mai. No. No, da noi la donna è una donna che vuol fare zin zin, eh? Tu vuoi fare zin zin, no, spero? Sì. Allora, da noi la donna, te lo faccio vedere. Sì. Ecco, da noi la donna si mette giù così, no, molto rilassata. E l'uomo? L'uomo. L'uomo, attenzione allora l'uomo è una bestia, no? Allora si apre così come un condor e poi va giù come un maglio e comincia con una violenza. Così? No, non me lo ricordo più. Sono un po' fuori allenamento. È passato tanto di quel tempo. E poi chissà, forse sai la paura di quella prima volta che volevo fare zinzin con te e tu dicendomi mungugugni broa mi hai dato una botta in testa. Ah, a proposito, ma prima della botta lo dicevi a me o alla radice? Quello è mungugugni. Mugugnini? Mugugnini. Noi sempre dire scusa a cose prima di adoperare per rompere testa a qualcuno. Per esempio, mugugnini broa vuol dire scusa radice se ti faccio fare male. Sì, però scusa me lo potevi dire anche a me, no? Mugugnini roppi. Che fai? Sarebbe questo gentiluomo qui? Guerriero mia tribù. Lui mio promesso sposo. Mi ha quasi asportato il naso con questa vita. E tu che cosa gli avresti detto, insomma? Che io innamorata di te. Bona si sgamo capoga! Che dice?
Dice che ti fa vedere lui adesso. Oh, benissimo. E adesso che cosa fa? Sceglie pietra. Ah, sceglie pietra. No, quella piccola lì andrebbe benino, sa? La cambia? No, signore, era meglio quella di prima. Quella di prima. Quella grossa. Mugugnini, Bolba. Mugugnini, ha detto. Scusate, almeno mi potete dire gentilmente dove mi state portando? Nell'isola di mia tribù. Il grande capo deve dare il suo giudizio. Una donna con due uomini, non bene. Ma non stiamo a sottilizzare, dico. È che voi non siete civili, diciamo la verità. Perché non fate come da noi? Si può fare un bel menage a Troyes. Cosa a Troyes? Troyes è francese, cioè noi lo facciamo spesso. Invece di stare in due, una coppia si sta in tre. Ecco, per esempio, tu stai un po' con me, un po' stai con lui. Cori da go. Bahogo managashi, agulu manazinti, bahogo mani, agushiko mana. Esatto. Managanagai. Sì, managanagai. Mugugnini, va. No, ti tiro tutto, signore. No, no, a monte. Yamanavadema in ginata. Scusa, che cosa ha detto qui il vecchio? Il grande capo, molto saggio, lui dire che per avere me tu devi fare sfida con Mandingo. Io con la belva? No, guardi, allora io ho preso la mia decisione. Questa ragazza che io ben conosco non può che essere sposa di questo giovanotto. Andranno molto bene d'accordo insieme, saranno Toby, molto felici. Invece, prendo la canoa, torno in Italia, ho già deciso di rivedere la signor capo. Toby, no, guarda, ormai tu vedi quelli? Torno in Italia. Sì, dove? Cioè? Hanno disobbedito l'ordine del capo. Benissimo, quando si comincia? Perché sono ansioso di fare questa gara subito. Aia! Aia! Gata buru! Prova poetica. Cioè? Ognuno di voi deve improvvisare una poesia. Hola. Anegashi! Anegashi! Che cosa ha detto? Quando sole sale, splende caldo caldo. Allora. Tu adesso? Io? Sì. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. E traduci, no? Haushi kama shahiki hakuna shama manaki, haushi kama kabaki hakushi makabagaya. Thank you.
pietra che scotta. Vince chi porta pietra rovente su mano senza grido. Tu bravo questo? Io no. Sì. Ecco, prenda lei, prego. Senza frontiere! Come sono andato? E adesso Robby deve superare prova più importantissima, quella di digiuno. Come digiuno? Ma se sono 7 giorni che non mangio. Vince chi resistere più tempo senza mangiare cibo. Vabbè, ma non mi sembra mica tanto leale. È fuori dalle convenzioni di Ginevra. Tocito Marano! Amato ciò parà! Agata ma! Agata ma! Agata ma! Agata ma! Agata ma! Agata
questa ignobile farsa! Voglio parlare con l'ambasciatore italiano qui al... Dove siamo? Per pietà! C'è qualcuno che vuole gentilmente intercedere presso il sindacato? Scusi, Merinelli! Prego, chef, è proprio salata, sa? Io sono dell'avviso che bisognerebbe telefonare. Dove sono i pompieri? Sento qua, chef. Stopalo! Andiamolo! Qui c'è? Faccio presente, qui sono ancora ardente. Non sono corso con me. Buongiorno. Apriala! Stavano per farmi ai quattro formaggi lì alla pentola. Ma quello è stato un bagno purificatore prima di nostro matrimonio. Matrimonio? Sì, capo deciso. Io tua donna. Ma se io le gare le ho perse tutte. Appunto. Mandingo forte guerriero. Lui non bisogna donna. Tu debole bisogna donna che curi te. Ora robbi venerdì. Insieme per sempre. Sì, sempre insieme. Sì. Andate da darvi di popò. Din 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 din. Cosa ha detto qui il brigadiere, il comandante? Lui volere noi fare zin zin qui. Ma come qui? Sì. Dico, qui di fronte a tutti questi gentiluomini. Sì, questa usanza di nostra tribù. Quando due sposi essere felici per prima volta, tutti devono vedere. Per dividere la felicità insieme, fare felice venerdì. Non paura. Oh. Fare felice venerdì, sì. Fare felice venerdì, sì, troppi. Sì. Faccio felice venerdì. Permesso, eh? Oh, scusate. Io volerei zin zin. Un momento, un momento solo. Oh, mi dia un attimo. Ho bisogno di concentrazione. Scusi. Adesso lo faccio. Sentite, cari, per una mezz'ora solo non potreste chiudere gli occhi. Venerdì, ti devo fare una confidenza. Io ho la sensazione che con tutti questi amici qui intorno a noi, io non ce la farò mai. Non ti preoccupare, amore Robby. Non ti preoccupare. Non mi preoccupo. Robby e venerdì. Sì. Hanno tanto tempo. Sei mesi dopo ero completamente integrato negli usi e costumi di quella tribù, presso la quale svolgeva addirittura mansioni altamente qualificate. Arriva, papà! Arriva! Arriva, papà! Vediamo qui. Sì. Di, ma sei sicura che non ci vede nessuno? No, nessuno. Davvero? Oh, finalmente. Sai che mi sembra un sogno.
essere solo con te. Alla, Venerdì, hai sentito? Hanno pescato un pesce cane. Andiamo a vederlo? No. Noi, resta. Perché? Come perché? Finalmente soli. Ruppi, noi soli. Zin, zin, come vuoi tu, senza nessuno che guarda. Ah, ecco, ma tu sei proprio sicura che qui non verrà nessuno? Venerdì sicura. Ah. Amore, amore, ah. Amore Ruppi. Lunedì. Amore, amore. Venerdì, voglio dire. Oh, amore. Oh, no, non vorrei esagerare. Ho la sensazione che mi stia succedendo qualcosa. Mi sto deformando io. Oh, oh, no, venerdì, scusa. Non controllo più la situazione. Oh, ah, ah. Il calcio, minuto per... C'è la radio, minuto per minuto. La partita! Ciotti dall'Olimpico! Robby! Ma chi capo che capongo? Siamo in fase di recupero, il Lecce... Lascia! Vuole me! È la gamba, è la mia! La radio! La mia radio! Ah, un giornale rovella 2000! La Coca-Cola! Tutto dentro lo stomaco del pesce cane! È incredibile! Ma guarda, la cupola! Vai di qua, papà! Vediamo ancora la situazione in Serie B. Alla Coca-Cola! Alla Coca-Cola! Io vedo chi sta, chi sta! Che cos'è? Dunque... acqua, acido ortofosforico, estratti vegetali, caffeina, aromi naturali, anidride carbonica, colorata con caramello! Dogodoma! No, che me la bevi! Dogodoma! Poca, Poca, non bere tutta! Vieni! Buona, Ti piace? Non è molto abituato, forse. Che botta di fortuna! Che fortuna! Le batterie mi si stanno scaricando, le batterie! Robby! Robby, ma non vieni! Ma cosa vuoi? Non vedi che sto leggendo? Dunque, allora vediamo. Cosa incredibile! Il gioco delle coppie! Sembra che Renzo Arbore si sia innamorato di Gianni Boncompagni! Arbore, senti Boncompagni! No, per questo è stata sospesa la nota trasmissione radiofonica al tradimento. Credibilizia milioni per lo scandalo che ha colpito come una folgore milioni di radioascoltatori. I due noti distrofi sono stati totalmente capati in atteggiamenti inequivocabili in un hotel vicino a Cinquecento. I due ovviamente negano tutto. Anche Mariangela Melato nega tutto in un'emozionante smentita all'ansa. No! La buona vecchia Mina pesa ormai 120 kg. Venerdì, Akoki Mandingo, Akoki Avanga Vukavu. Traduzione. Venerdì e Mandingo li fecero imbarcare su una canoa attrezzata per le lunghe traversate. E dopo alcune ore di navigazione mi riportarono nell'isola di Robinson. Ma la mia mente era ormai altrove. Patti Bravo, è un uomo, oh no, oh mio.
la nostra isola. Eh? Ah, sì, 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 è molto bella. No, ma Dio! Raffa, scappate le mani! Ma questa è grossa! Raffaella Carrà, la nota soubrette della TV italiana, detta anche la ragazza turbopepe, scappa improvvisamente a Telemalta. Sembra che il protagonista di questa nuova storia d'amore di Raffa sia Anne. Oh, mamma! Porca la pagina! Ma ti rendi conto che non saprò mai con chi è scappata Raffa? Dunque, che potrebbe essere? Antonioni? No, non è Antonioni il regista. Antonioni con la Fiorentina! Antonelli! No, ho capito! È Andreotti! Adesso puoi fare la tua scelta. Io? Ma io dovendo scegliere, sceglierei Andreotti. Roberto! Ma tu? Ma... Roberto! Ma questa è ma... 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 Roberto! Magda! Magda! C'è ma... C'è ma... C'è una barca! Una barca! C'è Magda! Mamma, mamma, Magda! Amore, come spendermi! Magda! Magda, con chi è scappata la bella Carrà? Con Michelangelo Antonioni? Con Antonioni, con la Fiorentina? O con Antonelli? Dimmelo, ti scongiuro! E poi, è vero che al primo di gennaio ha pulito il carosello? Quel... Amore, aspetta un momento, aspettami lì! Vengo giù! Non ti muovere! Aspetta, amore, che ti aiuto io! Aspettami, Robby! Vieni qua! Magda mia, come hai fatto a trovarmi? Ho sempre sperato che tu fossi vivo. Non ho mai smesso di girare per questi anni. Brava, brava. Finalmente un giorno è arrivato un piccione viaggiatore con la notizia che un uomo bianco viveva qui, sull'isola di Robinson. Me l'hai mandato tu, quel piccione, vero, ricciolino mio? Un piccione viaggiatore? Sì! Aspetta un momento. Ma dove vai, Robby? Robby, non mi lasciare, ci siamo appena ritrovati. Aspettami, vieni qua. Venerdì. Ma il piccione l'hai mandato tu. Perché l'hai fatto? Perché io volevo che tu felice. Ma venerdì. Ma io potevo essere felice qui con te, nella tua isola, sai. E che, vedi, adesso mi sono venuti a prendere. E così devo andare. No, Robby, tu non devi andare. Tu vuoi andare. Mugognini, Venerdì. E poi forse è meglio così, sai. È meglio che io viva là e tu qua. Siamo troppo differenti, io e te. Io sono bianco e tu sei nera. No, Robby. Io nera. Tu cruboa. E cosa vuol dire cruboa? Stronzo. Ma Robby, che cosa stai facendo? Vieni qui, no? Svegliati. Scusami. Vieni qui. Ti spiego dopo. Potevi dirle di venire da noi, no? Lo sai che abbiamo sempre bisogno. On behalf of my people, to ask for a special interview. My husband doesn't speak English. I only speak for him. Vero, caro, che c'è sempre la tua mamma che parla per te, amore. Mi dia un bacio, signora. Il signor Migliori, cosa ha fatto per 27 mesi? Non sono su quest'isola. Un'altra foto. Un'altra foto. Guardi da questa parte. Vieni, amore, che facciamo un'altra foto. Signor Migliori. Verdi! Verdi! Signor Migliori. Robby! Ma che fa? Robby! Ehi tu, vieni qui, inquadralo bene. Oh, 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 signor Robinson. Oh, 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 oh,
Paolo Villaggio ritorna venerdì prossimo, sempre alle 20.30, accanto alla fascinante Ornella Muti, in Bonnie and Clyde all'italiana. Buon divertimento su Italia 1.